Ho scelto la prima proposta, non uno di meno, la quota minima dell'1% dei soldi pubblici per la cultura. Il nostro paese è conosciuto a livello internazionale anche e soprattutto per il suo patrimonio culturale. Un patrimonio culturale che non è solamente un patrimonio di tipo artistico, i monumenti, l'architettura, ma è anche un patrimonio letterario e è il patrimonio di tutte quelle persone di cultura che sono anche andate in giro nel mondo a far conoscere l'Italia. Ripartire dalla cultura significa ricreare le basi per il nostro diritto al futuro, ricreare veramente la possibilità di una visione dell'Italia nel mondo che è anche un volano per una crescita diversa e nuova per appunto ricominciare a produrre e a esportare cultura e quindi ricchezza. Come? Proprio come dice la proposta, destinando l'1% di tutto il patrimonio dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, dei bilanci alle opere di cultura, opere generali e opere specifiche, ma chiedendo conto ai nostri governanti di dove vogliono destinare queste risorse e di come realizzeranno i loro progetti.